Abbondanza, intanto una serata conviviale con tutti gli amici della Abba Luxury Estate. Intanto stasera presentate dei importanti nuovi progetti. Sì, è una serata che abbiamo voluto replicare già un format che abbiamo fatto l'anno scorso, dove presentammo il progetto Waterfront Roseto 2020. È stato un grande successo e siccome la famiglia Abba in questo anno è cresciuta in termini di clienti, di collaboratori, di tutto il mondo che ruota intorno a noi, abbiamo pensato di replicare quella serata e condividere anche con i nuovi clienti, quindi i nuovi collaboratori, un'altra serata come quella che abbiamo trascorso l'anno scorso. Se ne è parlato un gran che bene, siamo stati esortati in qualche modo proprio dai nostri partner in maniera indiretta a replicare questa serata, e quindi e questo è un po' lo spirito. La chicca del 2021 quale sarà? Ma diciamo che potrebbero esserne anche più di uno, perché questa sera presentiamo altri progetti sia su Giulianova, Pineto, Roseto, quindi sono più progetti che presenteremo anche questa sera e speriamo che sono di gradimento riguardo ai nostri già clienti, i nostri partner che collaborano con noi. 2 anni di progetti in 2 anni difficili dal punto di vista sia umano, sia economico, sia del lavoro, ecco, perché la pandemia comunque ha toccato questi punti. Sì, 2 anni molto difficili, 2 anni dove abbiamo dovuto ponderare molto bene quello e calibrare molto bene quello che stavamo facendo, però abbiamo capito che se interveniamo in determinate nicchie di mercato si può ancora operare bene. Come se ne è usciti o se ne dovrà ancora uscire da questo periodo difficile, anche e soprattutto nel mondo del lavoro? Se ne uscirà solo facendo prodotti di qualità, rispettando il territorio, rispettando il contesto in cui si va a operare e facendo cose innovative, cose non scontate, non banali, che ritengo che il territorio ne è pieno. Lei ha parlato di territorio appunto e voi siete fortemente radicati in questo territorio che amate fortemente. Sì, siamo radicati su questo territorio e oggi i nostri progetti sono incentrati proprio su quelli che sono le nostre zone, quindi l'Abruzzo costiero è questo quello dove oggi stiamo operando maggiormente. E oltre al mondo del lavoro poi voi in tanti modi riuscite anche a mantenere alto il morale delle persone che abitano in questo territorio e soprattutto fare coesione con il sociale. Sì, anche questo noi siamo impegnati anche con lo sport, dove portiamo avanti un progetto importante con la Pineto Volley in Serie A3, e quindi siamo impegnati anche in questo, dove abbiamo un settore giovanile che contano più di 100 bambini, e quindi stiamo lavorando anche sullo sport, sul sociale, cercando di ridare qualcosa al territorio, visto che il territorio sta dando tanto a noi. Serata bellissima che si ripropone a distanza di un anno, si presentano i nuovi progetti dell'Abba Luxury Estate. Abbiamo voluto fare un refresh di quello che è stato l'evento di un anno fa, diciamo il 25 agosto dell'anno scorso, dove abbiamo presentato uno dei nostri progetti premium, che è il marchio Waterfront e in questo caso Roseto. Abbiamo fatto un evento dove si è parlato tantissimo e abbiamo voluto a compromesso di questa
buona accettazione che c'è stato in suo momento, abbiamo voluto anche onorare ai nuovi clienti, perché in quel momento avevamo un gruppo di clienti che, e la famiglia Abba sta crescendo mese a mese, e oggi stiamo, diciamo, anche con nuovi clienti che fanno parte della nostra famiglia. Ma clienti che vengono anche da tutto il mondo? Sì, in effetti Abba è diventato, diciamo, con uno standard di servizio internazionale, è diventato anche di interesse di persone che arrivano da altrove. Infatti abbiamo persone che famiglie che ci hanno comprato dalla Ungheria, ci hanno comprato persone da Russia, anche persone dal Brasile. Infatti abbiamo diversi nazionalità che stanno interessandosi i nostri progetti. Abba, che è dunque è un modo diverso di vivere la casa. Sì, in effetti è lì dove stiamo puntando, creando una proposta dove chi compra trova nella casa non solo il luogo dove dormire, se no dove godersi la giornata o anche le vacanze, perché certamente questa proposta viene ricercata non solo di chi compra prima casa e vive nelle zone, se no delle persone che vengono a fare vacanza in nostro meraviglioso territorio. E lì trova un giusto compromesso tra la natura e la parte urbanistica, già che noi in ogni progetto curiamo al dettaglio quello che è il progetto paesaggistico. Abbiamo ad esempio nel progetto di Roseto, Water from Roseto, abbiamo quasi 2000 metri quadri di giardini, piscina, che tra l'altro vengono usati durante tutto l'anno, anche nel periodo invernale, perché la piscina in quel periodo diventa uno spazio di relax, già che fa una specie di fontana ornamentale, diventa in una fontana ornamentale tra gioco di luce, il rumore dell'acqua, la parte paesaggistica, e questo credo che è quello che ci sta distinguere del resto delle proposte. Abba, che dunque non è solo un mercato immobiliare, ma è anche un dare, è un donare qualcosa al paese che lo ospita. Sì, in effetti teniamo molto cura di questo, noi tutta la società, tutti noi siamo abruzzese, crediamo in questo territorio e stiamo facendo tutto il possibile per con nostri progetti non solo fare una parte commerciale, se no anche fare una riqualificazione e una, diciamo, e alzare l'asticella delle proposte del mercato immobiliare locale. Per chiudere, prima di lasciarlo, a proposito di mercato immobiliare, come vanno le cose? Beh, devo dire che vanno molto bene. La verità, l'accettazione del mercato è stato andato oltre alle aspettative, abbiamo una risposta veramente che è quella che ci mantiene molto entusiaste e nella ricerca di nuove proposte e nuovi progetti. Franco Di Bonaventura, geometra di Abba Luxury Estate, possiamo parlare un po' di questi nuovi progetti anche nel dettaglio? Sì. Io mi onoro di collaborare con Abba, che è riuscita a portare nel nostro territorio, sulla costa teramana ma anche pescarese, interventi che sanno portare dentro delle innovazioni intanto dal punto di vista ambientale, la qualità intanto non solo nella ricerca di prodotti di primo ordine, ma soprattutto ecocompatibili con fabbricati che saranno tutti in classe energetica superiore ad A, e che quindi porta anche un contributo all'ambiente. Poi la seconda cosa è la scelta anche architettonica qualitativa che porta la progettazione con Abba, un team di architetti che hanno collaborato, ad esempio io conosco più nel dettaglio il progetto di Roseto, portato delle soluzioni assolutamente non solo all'avanguardia, ma anche che ha saputo rispettare anche il front office rispetto al mare, e quindi con la possibilità che ogni singola unità immobiliare ha di affaccio verso il mare, e soprattutto nelle linee
un rispetto anche dal punto di vista architettonico all'ambiente, ecco, dà anche un segnale architettonico nuovo nella progettazione. Questo credo che sia importante e possa contribuire a sviluppare anche un pezzo del territorio di Roseto, che è un pezzo ancora, tra virgolette, da scoprire, quello che è il tratto che va dal porto turistico al tratto del lungomare sud, da disegnare, e credo che questo intervento contribuisca e dia anche un esempio di una tipologia che può portare proprio come un fiore all'occhiello per qualificare il territorio complessivamente. Lei avrà tanta esperienza ovviamente nel settore, ne avrà viste tante. Come è cambiato anche il modo di costruire negli anni, anche grazie soprattutto ad ABBA in questo particolare caso? Ma io credo di sì. Intanto io credo che investire bene nella qualità dei materiali non porta a un costo complessivo maggiore. Costruire bene significa anche dare un prodotto che qualitativamente poi nel tempo uno si ritrova. Non solo, ma anche nel mantenere il prezzo di mercato dell'immobile. È un immobile che può essere rivenduto a prezzi anche superiori a quelli dell'acquisto, quindi il poter portare un prodotto che si contestualizza intanto in un ambiente particolare, perché ABBA non sceglie mai a caso dove fare l'intervento, quindi la location è un punto di partenza assolutamente importante, e quindi chi investe con appartamenti costruiti da ABBA investe anche nel futuro, cioè in questa possibilità che questo patrimonio possa arricchirsi nel tempo. Sindaco di Girolamo, credo che sia un orgoglio anche da primo cittadino, no? Avere un'azienda del genere che investe sul territorio abruzzese, in questo caso di Roseto degli Abruzzi. Sì, questo è il senso della mia presenza qui, è proprio questo, ringraziare la società perché sta facendo investimenti anche sul mio territorio, quindi assolutamente doverosa la mia presenza per ringraziarla di questa presenza sul mio territorio. Un atto di fiducia verso Roseto degli Abruzzi, verso le potenzialità della mia città. C'è una società che evidentemente crede in Roseto e dobbiamo esserle grati tutti, tutti i rosetani devono essere grati a questa società perché sta facendo poderosi investimenti a Roseto degli Abruzzi. Quindi è un buon segno veramente, e la mia presenza significa ringraziamento per questa attenzione verso la mia città. Una società che crede nell'immobiliare anche di lusso, e quindi creare porta anche turismo importante sulla città di Roseto. Noi abbiamo bisogno di turismo cosiddetto spendente, di un turismo di qualità, e quindi ABBA si colloca proprio in questo settore e cerca di portare avanti degli investimenti che sono tesi ad accogliere un turismo di qualità, anche economicamente di qualità. Roseto manca di strutture di alto livello e ABBA sta dedicandosi a realizzare strutture di alto livello. Abbiamo visto già le prime impronte, no, di quello che poi sarà il progetto definitivo. È un progetto che a lei piace, aggrada? Assolutamente sì, è stato un progetto che ho visto proprio all'inizio della sua gestazione, sin dalla sua gestazione, mi pare un progetto veramente qualificante per la mia città. Soprattutto in questo periodo difficile, quello della pandemia, anche un'opportunità per il lavoro, no? Per persone che poi abitano sul territorio comunale. Assolutamente sì, c'è un indotto positivo a livello occupazionale per la città, e questo è l'altro elemento che mi porta a ringraziare ABBA sentitamente per questa attenzione verso Roseto degli Abruzzi. ABBA and Friends, una bellissima serata con gli amici di ABBA, tra cui Mario Barbarossa. Intanto, come si è trovato? Allora, è stata una serata bellissima, veramente emozionante, e ringrazio gli ABBA proprio perché sono stati veramente bravi, bravissimi. Nuovi progetti, nuovi investimenti per mantenere l'Abruzzo ricco e per farla essere e continuare a essere un fiore all'occhiello della Nazione Italia. Certo, certamente. Io ho visto un progetto molto bello, perché è un progetto, diciamo, innovativo, dove tengono molto, diciamo così, all'immagine, alla pubblicità e tutto il resto, quindi stanno costruendo delle cose veramente belle. Anche un volto noto del giornalismo sportivo qui ad ABBA and Friends, una serata bellissima, una conviviale per presentare con ABBA i progetti futuri, e intanto c'è anche Gianfranco Mazzoni, a cui sicuramente è gradita questa serata. Sì, senz'altro, devo dire che
Sono degli imprenditori particolari, perché l'imprenditore di solito logicamente segue una logica alla ricerca di un risultato magari economico che possa, diciamo, dare soddisfazione. Loro naturalmente, oltre a questo, hanno il piacere, secondo me, di condividere i loro successi, i loro progetti con amici, con persone care, con i loro collaboratori. Quindi diciamo che questa serata evento non è un modo per celebrare i loro successi, ma per condividere quelli che sono le loro realizzazioni e soprattutto quelle che sono le prospettive future. Platone diceva che in pratica il momento più difficile di un lavoro, di un'impresa, è l'inizio. Quindi quando si fa un progetto, quando si guarda avanti, bisogna avere anche la forza attorno, la partecipazione, la solidarietà, l'aiuto, l'affetto di tante persone che credono in questa azienda, in queste persone, nei loro progetti. E quindi diciamo che tutto questo si avverte anche nell'atmosfera di questa sera, ed è importante anche quello che dicevi tu, cioè per l'Abruzzo, per il territorio, che ci siano realtà di questo tipo in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto, per ripartire, per ricominciare a realizzare tutto quello che per tanto tempo siamo stati costretti un po' a tenere dietro di noi. Quindi diciamo che è sicuramente un modo anche per rilanciare le idee, i progetti e per guardare avanti. Quindi sicuramente una nota lieta per il nostro territorio, per l'Abruzzo, per tutti noi. Lo fanno anche attraverso lo sport. Da amante di sport, quanto è importante, perché lo sport ha bisogno di ripartire. Sì, ne parlavo poco fa anche con altri dirigenti sportivi che ci sono qui. Il sostegno è fondamentale, abbiamo visto anche i risultati che sono venuti all'Olimpiade e in altri sport. È essenziale, diciamo, dare un contributo, partecipare anche a livello di base, perché poi abbiamo visto proprio nell'avventura olimpica che sono tante realtà locali disseminate in Italia che poi portano a far emergere dei campioni. E quindi in queste realtà locali è fondamentale anche l'impegno da parte degli imprenditori che possono, diciamo, sostenere tante, tante attività, come fanno loro per esempio con il volley, credo, con altre discipline. Quindi ben vengano questi personaggi, questi mecenate dei tempi nostri, perché ne abbiamo bisogno. Ne ha bisogno lo sport, ne hanno soprattutto bisogno le piccole realtà locali, come appunto quelle che sono qui sul territorio, a Pineto, Roseto, in questa nostra provincia. In tanti sottolineano l'importanza e la bellezza soprattutto di questo evento targato ABBA. Un evento come pochi negli ultimi anni in Abruzzo, nel centro-sud. ABBA & Friends merita veramente tutto questo coinvolgimento, ma soprattutto lo spettacolo, la bontà del cibo, la selezione delle persone. Quindi noi siamo fortunati e felici di aver partecipato ad una serata del genere. Oltre al proprio lavoro, no, quotidiano sul territorio abruzzese, riesce a dare anche qualcosa per il sociale. Si parla di sport, ma si parla anche di altro. Il loro coinvolgimento, il loro modo di aggregare persone, il loro modo di interpretare la vita, i loro successi e condividerli con gli altri. Avere importanti fatturati, ma dedicare parte di questi fatturati a chi ha bisogno, lo sport sociale e cose del genere. Persone straordinarie, ripeto, personalmente a nome della Pallacanestro Roseto, io ho avuto l'onore di partecipare ad un evento veramente straordinario di caratura internazionale, direi. Allora io che posso dire, ovviamente ringraziandovi perché sono sempre stato qui, speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella, non c'è due senza tre. Grazie di cuore, Graziano, Abbondanza, Ruggero, Falducci, Francesco Marcacci, Guido Abbondanza, Santo Vinucci. Grazie ad ABBA, ABBA & Friends, grazie. Football.